una luce ampia su dei programmi che sono davvero tanti, sono tecnici, sì, quindi dottoressa è stata anche molto brava a farci capire con semplicità il linguaggio tecnico che sta dentro le candidature, le varie application. Io saluto in sala anche la rappresentanza di Eurocom, che è l'ufficio che ospita, l'associazione che ospita l'ufficio di Europe Direct, con la dottoressa Panetta e Nicolò Palermo che sono qui in sala. Questo è uno di quei casi in cui un'associazione ospita un ente cofinanziato dalla rappresentanza della Commissione Europea e da TC, praticamente comunicazione della Commissione Europea, è uno dei pochi casi in cui un ufficio del genere è ospitato presso un'associazione e non un ente pubblico. Quindi questa è una dimostrazione che anche il no profit attivo a livello locale può avere spazio e finanziamenti in ambito comunitario. Un finanziamento che è gestito in realtà, come diceva la dottoressa prima, con una specie di rendicontazione forfettaria, quindi che valuta l'obiettivo raggiunto e l'attività svolta più che la solidità della rendicontazione analitica. Quindi è una cosa molto interessante, perché se si è bravi a lavorare si viene valutati, si viene riconfermati nel tempo. È uno di quei pochi casi italiani in cui questa associazione dal 2005 ospita un punto di contatto, diciamo, europeo per le politiche comunitarie. Quindi siamo tra i più antichi a livello nazionale. E quindi insistete sulla qualità delle progettualità per avere successo, e bisogna crederci, metterci davvero del nostro. Io do adesso la parola, se non ci sono immediatamente domande, ad Antonella Pugnello, perché vorrei cogliere anche il suo punto di vista da esperta del sociale, ma anche da esperta nel settore della progettazione, su quanto è emerso. Io mi sento rassicurata dopo questa carrellata, devo dire, anche perché tutti i programmi che stava elencando, cioè questo era utile, questo è utile, questo è utile, ed è molto bello il fatto di poter pensare che possiamo ampliare i nostri servizi e possiamo dare più risposte ai nostri cittadini. E anche rasserenata da una Unione Europea che finalmente ha misura il cittadino, da quanto è stato detto. Io poi voglio la prova sulle piattaforme, perché ci blocchiamo spesso sulle rendicontazioni. Facciamo servizi di qualità, abbiamo risposte ottime, io parlo per quanto riguarda la programmazione d'ambito, oppure la programmazione effettuata anche in questo mio percorso, comunque qui a Polistena. La difficoltà qual è? Andare a creare quell'impatto effettivamente numerico rispetto a un impatto di qualità, e quindi ci blocchiamo. E il fatto di poter finalmente agire sulla qualità mi rasserena. Infatti ho già scritto alcuni appunti su alcuni progetti e programmi che, grazie proprio a questa attività, a questo incontro di oggi, sono andata a vedere, quindi che io non avevo, disconoscevo. E ti dico che comunque noi, l'approccio che noi utilizziamo è sempre l'approccio di partire effettivamente dal bisogno del territorio, l'analisi territoriale, l'incontro con il terzo settore, che a Polistena è molto vivo, noi li abbiamo, vengono nel comune, quindi l'opportunità giornalmente di poter chiarire cosa c'è che non va, di sentire anche ciò che i cittadini magari non vengono a dirci attraverso questi canali che sono di preferenza. E quindi effettivamente si tratta di dare delle risposte concrete ai cittadini. È sempre vero che ci blocchiamo rispetto a quelle che sono le procedure burocratiche, amministrative, che sono pur sempre necessarie. Ma sono soddisfatta, devo dire, dal fatto che possiamo avere un punto di riferimento fermo, oltre naturalmente all'Europe Direct, che già avevamo contattato e con la quale avevamo già programmato di fare delle attività e abbiamo avuto subito la disponibilità, e quindi l'opportunità di crescere questa programmazione anche in settori molto importanti.